Avvocato Attilio Biancifiori, lei difende la posizione del sindaco Leopoldo Di Girolamo. Qual è il suo giudizio alla luce dei passi compiuti dall'autorità giudiziaria? Allo Stato non abbiamo elementi, o meno, dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari, non ravvisiamo elementi di novità rispetto al quadro generale. E quindi, nell'ambito di una proroga delle indagini, che a nostro avviso stavano esaurendosi e che avrebbero messo tutti i difensori nella possibilità di avere cognizione piena e quindi dare la propria visione e dare agli interessati la possibilità, in particolare al sindaco, ancora una volta, la possibilità di riaffermare la sua non responsabilità in queste vicende e anche la correttezza dell'agire amministrativo per quanto lo riguarda nella sua figura istituzionale, questa misura cautelare, ripeto, viene a inserirsi in un contesto, ripeto, di non elementi significativi e quindi riteniamo che questo sarà probabilmente uno dei motivi per i quali il sindaco valuterà di contrastare questo provvedimento che non trova alcun presupposto di natura sia oggettiva, ma anche sotto il profilo soggettivo che possa giustificare come dire, questa recrudescenza accusatoria che, ripeto, non ha elementi di novità in quello che era appunto un quadro accusatorio su cui già ci stavamo misurando anche in una forma, per quanto possibile, di collaborazione e di messa a disposizione di tutti quelli che erano elementi utili all'autorità giudiziaria. Fra le altre cose, visto che nell'ordinanza si parla tra l'altro di pericolo di reiterazione di eventuali turbative da parte così raffigurate dalla pubblica accusa nell'ambito dell'agire amministrativo, proprio per futuri appalti, futuri affidamenti, proprio in questa direzione, le ultime delibere, le ultime determine su cui l'amministrazione, il sindaco in particolare, si era impegnato, era quella di sottoporle preventivamente all'ANAC, proprio per avere una garanzia preliminare che questa agire amministrativo, vista questa attenzione particolare dell'autorità giudiziaria su queste formule procedimentali, fosse appunto particolarmente accurata. E quindi a maggior ragione non si capisce come questa iniziativa di trasparenza e di diciamo, correttezza anche istituzionale sia stata poi invece, diciamo, come dire, nell'ambito dell'ordinanza, vista invece. Anzi, non vista, completamente svilita e ignorata. Ecco, questo è quindi quello che riteniamo possa essere serenamente in questa fase detto, salvo poi al sindaco l'ultima parola per quelle che saranno valutazioni anche, diciamo, non strettamente giuridiche, ma di altra natura. In questo senso, lei ha avuto modo già di parlarci, è possibile dire qualcosa? No, io avrò un colloquio con il sindaco probabilmente tra stanotte, diciamo così, e domani mattina, anche in previsione appunto di questo incontro che avremo con il GIP per l'interrogatorio giovedì, e quello sarà il momento in cui il sindaco stesso, meglio di me, darà le sue valutazioni e nuovamente, diciamo, darà tutte le indicazioni non tanto difensive, ma anche di, diciamo, di correttezza e per ripristinare una figura di serietà e di onestà che la stragrande maggioranza dei cittadini riconosce al sindaco di Girolamo.